Senti, mamma. Giulia. Dove sono Oliver e gli altri? Io ho chiesto di andarsene a casa. Oh, sul serio? Mi dispiace perché c'era una cosa molto importante che volevo dire a Oliver. Julian, ti prego, smettila di pensare al calcio, per favore. Perché non pensi seriamente all'operazione che dovrai farti piuttosto? Sì, sì, hai ragione, mamma. Comunque, sono molto contento della partita che ho giocato oggi. E so che il suo ricordo mi basterà per tutta la vita. Ora, però, ti chiedo di lasciarmi solo per un po', mamma. Julian. Come vuoi, Julian. Ho fiducia in te, lo so che mantieni le promesse. Adesso me ne vado, tornerò più tardi. Quando Julian era molto piccolo, era talmente debole che non poteva neanche giocare in giardino. Essendo figlio unico, era molto solo. Ed è per questo motivo che passava ore a giocare con un pallone che il padre gli aveva regalato. Capisci, Oliver? Eh? Un pallone, hai detto? Sì, era il suo migliore amico. Come per te del resto, no? Così anche Julian. Sì, anche lui come te, Oliver. Però la vita di Julian è stata completamente diversa dalla tua. Julian! Julian! Mi dispiace, ma praticare uno sport con il cuore in questo stato è commettere un suicidio. È malato di cuore. Fino a questo momento era sempre riuscito a convincere i suoi genitori a lasciarlo giocare. Adesso non potrà più farlo. Probabilmente gli ordineranno anche di dimenticare come è fatto un pallone da calcio. Eh? Naturalmente anch'io sono preoccupata per la sua salute. E ti rendi conto di quanto stia soffrendo Julian sapendo che non potrà più praticare lo sport che lui ama così tanto? Ti prego di credermi. Capisco perfettamente quanto il calcio sia importante per Julian. E lo capisco perché anch'io faccio del calcio la mia ragione di vita. Ora vedremo come sta. D'accordo. Julian è scappato! Cosa? Julian! Cosa? È scappato? Cosa? Se n'è andato! Oh, Julian! Ali! Julian è scappato! Cosa? È scappato? Oh, Julian! Il padre ci ha telefonato perché ha pensato che Julian potesse aver deciso di venirci a fare una visita. Tu hai idea di dove sia? Non lo so, perché? Potrebbe essere talmente scioccato all'idea che non potrà più giocare da pensare addirittura ad andarsene chissà dove. Cosa? Davvero? Dai, smettila di dire sciocchezze! Parli sempre con troppa leggerezza, Bruce. Proprio così, si tratterebbe di una fuga e sono certo che Giulia non lo farebbe mai. Sì, questo lo penso anch'io, però... Io credo che la cosa migliore da fare sia cercare di trovarlo. Sì! Oliver! Cosa fai, Amy? Tu non vieni? Sì. Capitano! Julian! Capitano! Capitano! Gregory, che fine avrà fatto Julian? Ora cerca di calmarti, cara. Non ci riesco. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in lui, tesoro. Non è il tipo da fare sciocchi colpi di testa. Non siamo riusciti a trovarlo. Capitano! Neanche noi. Abbiamo cercato dappertutto, ma non sappiamo dove può essere andato. Neanche noi lo abbiamo trovato. Nelle sue condizioni non potrà essere andato molto lontano. È vero, deve stare per forza da queste parti, accidenti! Ragazzi, a questo punto non ci resta che andare ad avvertire la polizia. Oh. Cosa? Che cosa ti prende, Oliver? Forse so dov'è. Oliver, dove vai? Presto, seguitemi. Forse lo so dove si è nascosto Julian. Aspetta, Ali! Aspetta! Ehi,
Oliver, pensi davvero che possa essere qui? Ehi, Oliver! Su, rispondimi! Capitano! È là! Capitano! Ciao, Giulia! Ciao, Holly! Come avete fatto a trovarmi? Giulia! Julian! Capitano! Sto bene, Amy, non preoccuparti. Salve a tutti! Come sarebbe salve? Eravamo tanto preoccupati per te. Mi dispiace. Mi dispiace di avervi creato dei fastidi. Julian, posso chiederti che cosa sei venuto a fare qui? Sono venuto qui perché volevo rivedere il campo per l'ultima volta. Volevo imprimermi nella mente ogni momento della magnifica partita che ho giocato oggi. Volevo ritoccare il palo della porta e sentire l'erba sotto i piedi. Che il mal di cuore è un gravissimo limite per un giocatore di calcio, ma forse è proprio per questo che oggi sono riuscito a giocare molto meglio del solito. Non vieni? No, aspetta. Julian sta bene. Sì, però... Questo è un momento molto importante per Julian, cara. Lasciamo che lo viva da solo. Io non credo che potrò mai dimenticare la partita di oggi, ragazzi. Non potrò dimenticare Oliver né nessuno di voi. Sono molto contento di aver giocato a calcio con tutti. Vi ringrazio molto. Julian. Capitano. 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 Non sapete quanto mi dispiace. Io scoppio di salute, ma sono una frana come calciatore, mentre lui, il principe del calcio, ha mal di cuore. Non è giusta una cosa del genere. Oh, Bruce. Presto starò meglio, Bruce. Mi sottoporrò ad un'operazione. Eh? Un'operazione? Capitano. No, caro, è un'operazione molto pericolosa. Sì, lo so. L'operazione comporta qualche percentuale di rischio. Però c'è la probabilità che riesca perfettamente. Papà, ho deciso. Voglio operarmi. Giulia. Se l'operazione ha qualche probabilità di riuscita, voglio operarmi. Julian, ho sempre avuto molta fiducia in te e nelle tue decisioni. E voglio averla anche questa volta. Spero di non sbagliarmi. Caro, grazie. Grazie, papà. Oggi Oliver ha combattuto fino all'ultimo secondo del tempo di recupero senza mai darsi per vinto. Ed è proprio quello che voglio fare io. Mi farò operare anche se dovessi avere una sola probabilità di riuscita su 100. Mi sottoporrò ad un'operazione e poi, quando mi sarò completamente ristabilito, tornerò senz'altro a giocare a calcio con voi. Ve lo prometto. Le promesse si mantengono. Devi ritornare a giocare nella nostra squadra, capitano. Per favore, capitano. Capitano. Oh, caro. Julian è tutto quello che abbiamo di più caro. Diamogli fiducia. Non c'è altro che possiamo fare per lui in questo momento. Ehi, ho un'idea. Tiriamolo in aria per incoraggiarlo. No, gli farebbe male. Hai ragione. Oh, beh, non è un problema. Facciamo finta che Holly sia Giulia. Eh? Che cosa? Ah, avanti! Sì! Coraggio! Bene, va! Ehi, va!